Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Iniziamo il mese con un video bomba relativamente a quella che è la situazione attuale sul grafico mensile. Andiamo di nuovo a rivedere quello che è successo a novembre. Che cosa è cambiato sul grafico? Perché è la prima volta che avviene una cosa del genere nella storia di Bitcoin e soprattutto cosa potrà succedere poi anche nel mese di dicembre, che poi alla fine è quello che ci interessa di più. Un grande pollice per questi video, mi date sempre una mano. Allora ci spostiamo subito sui grafici perché iniziamo ad analizzare immediatamente quello che è il grafico mensile di Bitcoin. Cosa è successo sul grafico di natura mensile? Intanto ho già fatto una cosa bellissima, ho premuto log qui perché analizziamo il grafico logaritmico per capire effettivamente quelle che sono state le differenze, perché novembre ha creato un massimo storico in close di natura mensile. È vero che soltanto pochi giorni fa siamo arrivati a toccare effettivamente i massimi, poi Bitcoin adesso sta respirando, ma la close mensile ha fatto dei massimi storici. Nel dicembre 2017 il mercato aveva toccato, è vero, dei massimi a 20.000 dollari, ma poi aveva ritracciato pesantemente ed era andato a chiudere su dei livelli che erano molto più bassi, cioè 14.000. Nel mese di novembre Bitcoin ha distrutto quei livelli di 14.000, ma soprattutto ha chiuso ai suoi livelli di massimo. Infatti, se andiamo a vedere quelli che sono poi i livelli di chiusura, ci accorgiamo, ragazzi, come questa app importante e tra l'altro non poco considerevole, quindi non è che ha fatto un'app, ragazzi, sopra i livelli di 14.000 di qualche dollaro. No, ha chiuso alla cifra addirittura di 19.700 dollari. Questo è un livello di massimo storico in close mensile. Possiamo intanto andare a fare una cosa molto bella: andiamo ad aggiornare il nostro livello di massimo mensile e portarlo sui 19.007, che a questo punto rappresentano il nuovo livello da battere per il mese di dicembre, che avrà sicuramente un compito molto arduo. Non è detto che dicembre potrebbe effettivamente fare questa cosa. Break di natura mensile è un break estremamente importante per gli istituzionali e per quelli che sono gli investitori cosiddetti maniforti. Il grafico mensile, ragazzi, è un grafico di lunghissimo periodo, non è un grafico che dobbiamo guardare per sapere cosa succederà il giorno dopo, ma è un grafico che va analizzato quando si guarda il mercato in termini di mesi, non appunto giornate. Perciò, se noi guardiamo un break e assistiamo ad un massimo storico in chiusura mensile, questo significa che quel mercato per i mesi successivi avrà una view di natura rialzista. Ovviamente, ragazzi, mesi successivi può anche indicare che nel breve ci può essere una contrazione dei prezzi, e questo lo vediamo tra poco, ma nella view lunga, di lungo periodo, c'è un progetto verso il rialzo. È proiettato al rialzo quel mercato. Questo è il significato della close che abbiamo visto e a cui abbiamo partecipato, credo, ragazzi, quasi tutti. C'è un altro fattore che dobbiamo guardare in maniera abbastanza evidente, che ci dice la natura di questo mercato e l'accelerazione che ha subito nel mese di novembre. Venivamo da un mese di ottobre che aveva avuto un rialzo notevole. Vi faccio vedere quelle che sono le estensioni dei prezzi. Un rialzo che era andato circa intorno al 28-30%. Il mese di novembre addirittura, ragazzi, ha aumentato quello slancio, perché ha portato il rialzo a un livello addirittura di 40, oltre il 40% di up. Quindi in soli 2 mesi Bitcoin è riuscito a fare un più 83%, più 83% in 2 mesi, ragazzi. Non parliamo di una altcoin, parliamo
parliamo del re del mercato, quindi queste oscillazioni sono sicuramente pesanti, non sono oscillazioni fatte da un altcoin che vale un dollaro, ma è un'oscillazione del re che vale una cifra spropositata, siamo arrivati a 20.000 dollari. Cosa aspettarci a questo punto nel mese di dicembre? Abbiamo visto tutte quelle che sono le news positive di questa chiusura di novembre. Come si sposta quindi quello che è l'andamento e l'atteggiamento che dobbiamo avere nel mese di dicembre? Allora, ho preparato due video per analizzare quelli che saranno i nuovi target price per il mese di dicembre, li vedremo nelle prossime settimane, quindi ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Oggi invece vi faccio un ragionamento su quella che è la fase di assorbimento di questa volatilità di estensione. Perché ragazzi? Perché quando un mercato esagera, e comunque Bitcoin sicuramente novembre ha esagerato ragazzi, volente o nolente, ed ha dato un up consistente del mercato, 42 punti percentuali di up in un solo mese ragazzi, sicuramente quello che può succedere è che nelle prime giornate, un po' come sta succedendo effettivamente, il mercato vada a respirare un po', in primis perché siamo di fronte a quello che è un livello di resistenza notevole, che sono i famosi 20.000 dollari. Livello di resistenza che ve lo dico in maniera molto chiara, è un livello di resistenza di natura emotiva, psicologica, perché nessuno ha scambiato veramente prezzi lì, non c'è un reale livello di natura macroeconomica, è uno spartiacque ragazzi fra quello che è stato il mondo precedente all'attuale situazione e quello che è il mondo che verrà. Superati eventualmente e rotti in breakout in maniera consistente questi 20.000 dollari, probabilmente assisteremo a un super pump notevole, ma di questo ne parleremo nel prossimo video. Quando il mercato tocca questo livello e non riesce a romperlo, è normale che vada in fase di panic selling. Quello che conterà poi per il futuro, per tutto il mese di dicembre, sarà la capacità di Bitcoin di reagire a queste fasi di ribasso. Al momento ne ha fatto una qualche giorno fa. Facciamo una cosa ragazzi, dividiamo quella che è la struttura di questo mese di novembre in maniera geometrica, facciamo proprio questo esempio ragazzi, è come se io dividessi in dei piccoli pezzettini questa candela e immaginiamola divisa in quattro pezzettini. Ognuno di questi livelli rappresenta un livello di supporto su cui si potrà appoggiare il mercato durante il mese di dicembre. Questa cosa che io vi sto riassumendo in maniera estremamente simpatica, vi assicuro che è un dato di natura quantitativa molto importante che potete prendere a riferimento come livelli di supporto per tutto il mese di dicembre. Ma guardiamoli nuovamente sul grafico per capire un po' quali livelli stiamo facendo riferimento. Allora ragazzi, il primo livello è sicuramente 18.000. se il mercato dovesse eccedere questa fase qui, potrebbe andare addirittura al livello di 16.004 e successivamente al di sotto toccare i 15.000 dollari. Poi sotto ci sarebbero i vecchi massimi in close mensile, che sono quelli del 2017, cioè 14.000 dollari. Tutti questi livelli rappresentano in questo momento delle strutture di supporto di Bitcoin per tutto il mese a venire. Ragazzi, allora parliamoci chiaro, un eventuale crash del mercato a 14.000 dollari fatto nel mese di dicembre sarebbe estremamente negativo ed è una view veramente molto estrema per una serie di indicatori che io ho già analizzato e vi svelerò man mano nel corso del mese nei prossimi video. Perciò ritengo in questo momento i livelli di supporto di Bitcoin per il mese di dicembre più probabili, li ritengo questi due qui ragazzi, che sono di 18.000 e due, già più o meno toccato 18.000, e poi l'altro livello di estensione
16.004. Ci arriverà? Io spero di no. Potrebbe fermarsi anche in quest'area qui, ma una fase di riposo del mercato è assolutamente normale. Quello che effettivamente è più probabile è che il mercato storni i primi giorni, faccia un po' di riposo in questa fase iniziale per ripartire a razzo. Io la vedo così, ragazzi. Lo rivedremo nei prossimi video, vedremo se sarà così. Intanto distinguiamo quelle che sono le operazioni di trading, dove noi entriamo, usciamo dal mercato seguendo il mercato, da quello che è invece una view di lungo periodo di natura estremamente rialzista. Perché? Perché il mercato ha fatto un break mensile. È vero, potrebbe andare in pullback dei 14.000, ma magari ci andrà prossimi mesi, alla fine magari di un lungo movimento rialzista. Tutto è possibile, ragazzi, però al momento una cosa sono i dati, una cosa sono le possibilità. I dati indicano Bitcoin ha breccato mensile i massimi storici che aveva fatto nel 2017. Questo è un grande segnale, più 40% e passa in un solo mese. Il mercato non fa break di questa levatura per sbaglio. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!